Adesso collegamento con la redazione di viaggidelbenessere.com per una nuova puntata di Viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Nuovo appuntamento con Viaggiando, ben trovati da parte di Monica Celegato e naturalmente da parte di Maria Luisa D'Uso. Ben trovata Maria Luisa. Ma buongiorno Monica, ben ritrovata a te. Buono il caffè di oggi? Buonissimo. Svegliata bene? Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, tu invece? Ah, io molto bene. Okay. Io molto bene, poi devo dire in due giorni percorriamo l'Italia dal profondo dall'alto nord. Dall'alto nord. Vabbè, ma possiamo dire dal profondo nord all'alto sud, è uguale, voglio dire. È vero. Sì. Allora, andiamo da Agrigento e parliamo di primavera, pensa a te. Oh, che meraviglia, che meraviglia, Agrigento. Sono partito. Poi bisogna dire, la primavera vera comincerà fra un po'. Sì. Ma la primavera dell'anima è già dentro di noi, ci sono i semi di primavera dentro di noi. Sì, è vero. E ad Agrigento lo sanno, lo sentono, perché proprio fra pochi giorni, in questo periodo, comincia la fioritura del mandorlo. Mamma mia, che meraviglia! E allora dal 6 al 13 febbraio ci sono questi grandi festeggiamenti per la sagra del mandorlo in fiore. Devo dire che proprio nel periodo degli innamorati credo ci stia a puntino, no? Il fiore. Assolutamente. Ah, mamma sì. Mia, che panorama! Allora, questo appuntamento che ovviamente diventa esprime tutta la nostra voglia di rinascita, la nostra voglia di primavera, ma diventa anche l'occasione per vivere un importante festival internazionale del folklore. Sì. Ed è il benvenuto che questa terra riserva alla natura tra canti, balli e ovviamente le prelibatezze della cucina locale. Proprio la fioritura del mandorlo ha questo significato simbolico, dice che la primavera sta iniziando, ovviamente certo, un pochino in anticipo rispetto al 21 marzo, data d'inizio ufficiale della primavera. Sì, ma lì hanno un clima anche un tantino migliore. Brava. Del resto dell'Italia, un po' più su, diciamo. Esatto. Ecco. E allora in Sicilia, proprio già agli inizi di febbraio, sì, i fiori tornano a coprire i rami del mandorlo. Eh sì. E fra una distesa di alberi fioriti ai piedi della famosa Valle dei Templi di Agrigento c'è questa manifestazione, dove ci sono diversi gruppi folcloristici che arrivano da vari paesi, che cantano e ballano le musiche tradizionali in occasione della Sagra del Mandorlo in Fiore, che è un evento promosso dal comune di Agrigento. E allora vi lascio un contatto che è 0922 590111. Sì. Ed è appunto il punto di riferimento per avere tutte le informazioni necessarie per poter eventualmente pianificare un fine settimana a metà fra il romantico e il gastronomico, il culinario certo, e non solo, devo dire, perché poi avremo altre cose da scoprire. Mm. Allora, Festival Internazionale del Folklore. Qui storia, cultura e tradizioni dei popoli della Terra si incontrano attorno a questo millenario Tempio della Concordia. Sì. Ballando e cantando in nome della pace e della fratellanza. Quindi anche questo è sicuramente un aspetto da considerare, perché io credo non ci rendiamo mai conto abbastanza di quale sia la forza dei nostri pensieri, delle nostre parole, dei nostri gesti. Vero. E allora pensare di soffermarsi e cantare in nome della pace e della fratellanza, sì, sa un po' di poesia, ma ha anche un significato, devo dire, molto, molto forte. Profondo. Che dovrebbe anche essere di esempio. Assolutamente. E poi, sì, naturalmente, tutto questo diventa il centro di una mini vacanza che ci permette di andare a scoprire i prodotti locali, i piatti tipici della cucina siciliana, i vini locali e, soprattutto pericolosi, i tradizionali dolci con le mandorle. Non potrebbe Mamma che essere mia. Così, visto che sì, ecco, protagonista principale è proprio la mandorla. La sagra ha una tradizione abbastanza antica, mi sembra troppo, comunque è nata nel 1934, quindi non è di ieri. È nata nella Valle del Paradiso, a Naro, e il suo ideatore è stato il conte Alfonso Gaetani, e lui voleva fornire uno strumento per il lancio e la commercializzazione di alcuni prodotti siciliani, quindi già allora, devo dire, una grande intuizione.
Sì. Poi 3 anni più tardi fu lui stesso a pensare di trasferire la manifestazione ad Agrigento e la città l'ha adottata proprio per esaltare le sue bellezze naturali architettoniche. Certo. E allora lo scopriamo, proviamo un pochino a scoprire questo centro di Agrigento, che è un dedalo di viuzze e cortili che ricordano molto quelli che si possono ammirare nelle città nordafricane. Mm-hmm. Lungo il percorso possiamo visitare le numerose caratteristiche edicole sacre, ci sono decine di chiese, e poi se visitiamo la città vecchia possiamo fare una tappa alla cattedrale a 3 navate, retta nel XII secolo, in periodo normanno, e poi oggetto di numerosi rifacimenti. Curioso, pensa a te, pazzesca sta cosa, l'effetto acustico del presbiterio interno, detto del portavoce. Ma dai. Perché se uno si piazza all'abside, all'altezza dell'abside, sì, riesce a sentire anche i sussurri che vengono pronunciati all'ingresso della chiesa. Ma questa è una cosa allora, straordinaria. Allora immagina il prete durante la messa sì, che sente le comari in fondo alla chiesa che borbottano e malignano di qualcuno. Mamma mia, strepitoso. Basta che non mettano i confessionali in quel punto, perché sennò siamo rovinati. Bello, ecco. Però poi meritano una tappa la chiesa e il monastero di Santo Spirito, fondazione 200esca con successivi rifacimenti, e poi ha una facciata in tufo nera, un portale e un rosone gotici 300eschi, mentre l'interno, rifatto nel 700, presenta una splendida decorazione a stucco che è opera di Giacomo Serpotta. Bene. Una parte di questo monastero annesso, uno dei più antichi di tutta la Sicilia, è adibito adesso a sede museale. Parliamo del luogo più sacro di Agrigento, che è il santuario rupestre di Demetra, sì, che è aperto dalle 8:30 alle 19, una struttura che risale al VII secolo a.C., quindi un'epoca anteriore alla fondazione stessa della città, e siamo di fronte a un edificio rettangolare addossato al monte che introduce il santuario, costituito da 3 ampie gallerie scavate nella roccia. Bello. Fra i principali siti espositivi ci sono il Museo Archeologico Nazionale, che si trova in contrada San Nicola, e poi e qui viene illustrata la storia di Agrigento antica, dalla preistoria alla fase di ellenizzazione. C'è il nucleo più antico, che proviene dal Museo Civico, mentre la parte più importante delle collezioni è composta dai materiali rinvenuti nelle campagne di scavo condotte fin dagli anni 40 dalla sovrintendenza di Agrigento. E poi, beh, non possiamo mancare di visitare la casa natale di Luigi Pirandello. Insomma, direi che è il personaggio simbolo di questa terra, possiamo dirlo. Si trova a 4 chilometri dal centro storico della città, a 2 dalla suggestiva Valle dei Templi, e qui c'è appunto la casa che diede i natali a Pirandello, il drammaturgo famoso in tutto il mondo. Mm-hmm. E qui ci sono ancora ovviamente i suoi cimeli, le fotografie e tanti oggetti che testimoniano la vita e le opere del grande scrittore. Sì, esattamente. Poi peraltro molto legato alla sua Girgenti, perché all'epoca insomma si chiamava così, no? Assolutamente. Ah, sì. E beh, poi io sono particolarmente legata a questa città, visto il cognome dei miei figli, che è per l'appunto Girgenti, quindi insomma ho questo legame. Ecco, bello, quindi beh sì, indubbiamente insomma conoscere, vedere, avere la fortuna di poter essere lì nella casa di Pirandello, insomma credo sia un altro dei bei momenti che ti dà la possibilità di vivere questa strepitosa città. Non possiamo concludere senza parlare della Valle dei Templi. Sicuramente. E quindi la collina dei Templi Concordia Giunone Ercole è aperta dal lunedì alla domenica dalle 8:30 alle 19, e poi c'è il Tempio di Zeus, Santuario delle Divinità, e Tempio dei Dioscuri, aperto dalle 9 alle 17. L'ingresso è valido anche per la visita al Museo Archeologico Nazionale. Che meraviglia. Siamo a sud della città e parliamo di uno dei luoghi più visitati della Sicilia, che offre una delle più importanti testimonianze della presenza degli antichi greci nell'Italia meridionale. Però siamo attorno al V secolo a.C. e qui i greci eressero alcuni dei grandi templi in stile dorico, e la loro visita è di sicuro interesse storico ma anche architettonico, nonostante questa è un po' la tristezza, di alcuni rimangano solo pochi resti. Purtroppo. Infatti i materiali nel corso dei secoli sono stati sottratti e, che tristezza, mamma mia, utilizzati per altre costruzioni.
Il Tempio della Concordia, una struttura che ricorda il Partenone di Atene ed è quello che si trova nel miglior stato di conservazione, essendo stato trasformato in chiesa nel VI secolo d.C. e quindi non è stato oggetto di saccheggio di materiali. Meno male. Attorno ci sono poi i resti del grande tempio di Zeus, eretto per celebrare la vittoria sui cartaginesi, e quelli dei templi dei Dioscuri e di Giunone e di Ercole. Che meraviglia! Beh, credo che avere la possibilità di avere tutte queste cose insieme e anche durante la festa del mandorlo sarebbe veramente il massimo. Voglio dire, uno festeggia San Valentino, festeggia le meraviglie, ok? E, insomma, in una città credo che lascerà molti, quasi tutti suppongo, senza fiato, no? Proprio per queste grandi opere che ci sono. Maria Luisa, e noi... con questa energia che parla di rinascita, non dimentichiamolo. Sì, sì, noi dobbiamo sempre solo dirti grazie per questi viaggi che ci consigli di fare, insomma ne faremo tesoro, va bene? Preparate una valigia molto ricca per domani, che andiamo lontano. Oh, assolutamente, siamo pronti. A domani, allora. A domani, ti aspettiamo. Ciao. Viaggiando vi dà appuntamento alla prossima puntata. Se volete riascoltare i nostri servizi, andate sul sito viaggidelbenessere.com.